formazioni di oltre 30 istituti scolastici d'Italia hanno partecipato allo Sport Park, impianto con 20 piste di bowling, alla disputa finale nazionale del progetto Bowling e Scuola, giunto alla sua 25esima edizione, che si è articolato in due giornate. Nella prima si sono gareggiate le finali delle scuole medie e nella seconda quelle delle superiori. Organizzato e realizzato dall'associazione sportiva Tutto Bowling, il progetto è partito da settembre scorso e si è svolto per tutto l'anno scolastico nei diversi centri bowling aderenti, registrando la partecipazione di oltre 25.000 studenti di 144 istituti scolastici in 20 impianti di bowling sparsi in ogni parte d'Italia. Da Udine a Catania, da Aosta a Firenze e a Cagliari, tanti ragazzi a condividere l'emozione di uno strike insieme. Ad accompagnarli a Fano per le finali i loro docenti e alcuni genitori. Una nuova occasione per sottolineare quanto il bowling sia una disciplina importante, non solo per vincere, ma soprattutto per divertirsi insieme. L'orgoglio di organizzare un evento così importante per la 25esima volta, visto che siamo alla 25esima edizione, soprattutto per i giovani. Sì, sì, è una roba che tutti gli anni ci fa un po' accapponare la pelle. Un po' per tutto quello che siamo riusciti a mettere in campo, ma questo grazie ovviamente agli impianti e a tutta l'organizzazione che sta dietro. La cosa rilevante spesso e volentieri è verificare che questa iniziativa è condivisa da scuole che arrivano da zone lontanissime, da Udine quest'anno, da Catania. Ed è una soddisfazione enorme. L'anno scorso c'era una scuola di Cagliari che è venuta dopo un viaggio anche loro inenarrabile, e però insomma sono cose, quando poi dopo li vedi qua, li vedi arrivare in stazione, fantastico, fantastico, sì, sì, grande cosa. Speriamo di continuare, ma ci sono molte buone speranze di aumentare ancora di più il numero dei centri il prossimo anno. Sarà una bella sfida ancora una volta. Come è andata questa 25esima edizione del progetto Bowling Scuola? Bene, molto bene. Hanno giocato sia nella prima fase gli istituti di primo grado che poi nella seconda quelli, diciamo, delle superiori, quindi medie e superiori. Abbiamo avuto scuole che venivano da molto lontano per fare questa fase nazionale che è giunta alla sua 12esima edizione, mentre è 25 anni che facciamo questo progetto fino alla fase provinciale. Per promuovere il nostro locale, questo gioco che può essere bello solo anche dal punto di vista del divertimento e della socialità, ma anche dal punto di vista sportivo. Noi qua anche abbiamo la nostra squadra e organizziamo anche tornei nazionali anche con i giocatori agonisti. È sempre un momento felice questo delle finali, perché appunto portare tanti giovani, muoviamo circa 300 giovani in questi due giorni, e quindi con i loro professori, con anche alcuni genitori che hanno accompagnato, è un momento molto bello in cui vedi i ragazzi divertirsi, e penso che sia la cosa che poi ci dà più soddisfazione, insomma.